Siamo? Salve, buonasera a tutti, finalmente ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a portare il viceministro, ex viceministro alle infrastrutture della Lega, Edoardo Rixi, qui alla 429. Per la prima volta un'opposizione è qui a fare un sopralluogo, a raccontare quello che realmente sta succedendo da 50 anni a questa parte su questa strada. In realtà ci viene sempre raccontato da tutti i sopralluoghi precedenti che qui non ci sono problemi, come siamo bravi, come siamo belli. In realtà qualche problema c'è, perché ci viene rappresentato anche da un consorzio di residenti che abitano al di là di quel ponte, di quel ponteggio. I lavori ancora non sono finiti, in realtà finiranno nel 2023, perché l'ultimo tratto concertato deve ancora concludersi. Delle problematiche ce ne sono ancora tante. E quindi ecco, la cosa è in divenire, non è assolutamente conclusa la 429 dopo 50 anni e dopo innumerevoli spese e innumerevoli capitali investiti. Quindi questa è un'opera che non riguarda lo Stato, ma riguarda proprio la città metropolitana e quindi gli enti locali, la regione. Gli appalti sono più volte stati saltati per fallimenti di aziende e adesso siamo in una situazione in cui la strada è ancora ad essere terminata. I residenti chiedono anche quali saranno le barriere che verranno messe su questa strada, visto che c'è un attraversamento importante da parte di animali selvatici e anche da parte di animali domestici. Questa strada confina con varie proprietà private, quindi abbiamo anche questo problema sulla viabilità che al momento non ha avuto risposte. Quello che noi vogliamo fare avanti è con la nuova amministrazione regionale cercare di dare delle risposte e mettere anche quelle risorse che evidentemente non sono state messe nei momenti giusti, perché quando è che doveva essere finita la strada? Vabbè, ci sono state tante date. Diciamo che tutte le volte che c'è una elezione di qualsiasi tipo, che sia politica, che sia regionale, mettono tre operai a lavorare come oggi. Tagliano un nastro. Il mese delle elezioni, gli operai vanno a casa e si rinvia alle elezioni successive. Una battuta, speriamo ci siano le elezioni politiche il prima possibile, almeno questa strada verrà conclusa. Con l'ultimo tratto ricolleghiamo definitivamente il Puglia. Però cos'è? Quando è che sono iniziati i lavori? Ma i lavori sembra siano iniziati intorno al 1950, quando la prima pietra è stata posta e si parlava dell'allora strada Monte Catini-Siena. Quindi il progetto è stato completamente capovolto da allora. Evidentemente ci sono state anche ulteriori criticità che vanno anche risolte nell'ultimo lotto. Quindi non possiamo dire che i lavori sono finiti, che il Partito Democratico o il Partito del Governo ha concluso questa infrastruttura, perché assolutamente non è così. Voglio lanciare per cortesia un appello al commissario Annunziati, perché noi abbiamo chiesto più volte di parlare con il commissario, non è possibile rintracciarlo. Quindi se è stato cambiato commissario, per piacere fatecelo sapere, grazie. Una situazione un po' diversa da quello che è successo a Genova col ponte sul Polcevera, che in un anno e mezzo si è rifatto grazie a un governo che aveva fatto un decreto, appunto il decreto Genova, e grazie a un commissario, il sindaco di Genova, che si è preso le responsabilità e ha portato avanti i lavori anche durante il Covid. Qui siamo in una situazione dove la Toscana, che spesso viene dipinta come terra che non ha problemi perché è ben amministrata, vediamo sulle infrastrutture oggi, in varie situazioni che invece non è assolutamente amministrata, le cose vengono fatte a caso, vengono utilizzate per le campagne elettorali, ma poi si fermano per anni e per decenni. Quindi questo è quello che invece noi vorremmo cambiare in Toscana e fare in modo di completare queste opere che servono e di farle insieme alla popolazione, insieme ai comitati del territorio, perché le strade devono servire, essere sicure, e bisogna investire nelle strade i soldi che servono. Non si possono fare strade e poi si dicono che non si mettono le barriere perché non ci sono i soldi per finanziare. Allora bisogna fare le cose passo dopo passo, ma bisogna essere costanti e verificare i lavori. Che il commissario non venga a verificare i lavori è assurdo, come è assurdo quello che è successo e che succede ancora purtroppo ad Arbiano sul Magra, dove il ponte crollato durante il Covid, solo ieri va il ministro De Micheli a verificare in che stato è, e lo stato glielo possiamo commentare noi che ci siamo andati 4 volte, il ponte è ancora sul greto del fiume e nulla è stato fatto. Quindi noi siamo quelli del fare, altri sono quelli delle false inaugurazioni e del chiacchierare. Però bello vedere questo, bello parlare con le persone,
perché dà l'idea anche di tutte le cose che ci toccherà fare qua in Toscana, perché non sono state fatte in questi anni. Quindi viva la Lega, viva la Toscana, dateci la forza per vincere queste elezioni. 15 minuti. Questo... Thank you.